Cordiale saluto dal Pala Giorgio Pinchi di Teramo. Settima di ritorno, la sedicesima giornata del campionato di Serie A1 di pallamano maschile, la prima di fatto del 2018 in casa per la compagine di Marcello Fonti, che oggi affronta il Padova in una sorta di sfida spareggio. Per in questo momento c'è in palio il quarto posto, entrambe le formazioni occupano il quarto posto, ma magari in classifica nelle ultime tre giornate di stagione regolare si potrà ambire ancora qua qualcosa in più. La rete intanto di Riccardo Di Giulio, mentre io vado a salutare in telecronaca ovviamente Marco De Federici. Sovente, buon anno anche a te. Grazie, buon anno a tutti i telespettatori di Super J. Hai detto bene tu, l'ennesimo spareggio, l'ennesimo scontro diretto. Certo che adesso diciamo il percorso per arrivare a quel tanto agognato secondo posto si è reso praticamente impossibile, molto più complicato, però tutto passa attraverso questa gara che è cruciale, veramente fondamentale, una gara che è assolutamente alla portata di Teramo. Cartellino giallo per Paolo Toppi dopo 1:10 nel corso del primo tempo, 1-0 Teramo grazie alla rete di Riccardo Di Giulio. Attacca Padova che è in maglia nera. La parata di Alessio Collevecchio sulla conclusione di Marco Pittarella, che non a caso è il capocannoniere di Padova con 88 reti messe a segno. Ora prova ad andare via De Oliveira da Silva, fermato dall'intervento del numero 4 Samuele Bigon, che viene ammonito, cartellino giallo anche per il giocatore del Padova. 19-18 nel match di andata, entrambe le squadre sono a quota 16 in classifica. Anzi, a quota 15, a 16 c'è il Cingoli, mentre a 18 c'è il Colonia che occupa il secondo posto. Fallo brutto ora da parte del numero 60, ovvero Nicoletti, che prende i due minuti per Nicoletti e il Superiore d'America per Teramo. Il fallo proprio di Toppi, che esce dal suo posto, entra Cristian Giampietro, che riceve ora il primo pallone dell'incontro. De Oliveira, Giampietro, il pallone per Pieragostino, ancora De Oliveira, il tiro, la rete di De Oliveira, prima rete anche per il giocatore carioca. 2-0 dopo 2 minuti e mezzo nel corso del primo tempo. Pantera non ha saputo sfruttare al meglio la Superiore d'America. L'attacco ancora la compagine patavina, oggi in maglia nera, Teramo in maglia bianco-rossa. C'è una marcatura uomo di Salini, poi il tiro, il gol dall'altra parte, da parte del numero 5 Bigon. Anzi, la rete di Giovanni Nardin, Bigon al maglia numero 4, la marcatura uomo è su Giacomo Bincoletto, maglia numero 13. Giampietro, il pallone ancora per De Oliveira, il primo gol di Padova, un sostegno proprio da Giovanni Nardin. C'è un altro Nardin in squadra, si tratta di Nicola Nardin, maglia numero 42. De Oliveira, pallone per Giampietro. Giampietro prova l'incursione, finta e incursione da parte di Giampietro, un gran bel gol da parte di Giampietro. Gol sicuramente intelligente, perché è andato ad inserirsi negli spazi, che nel piccolo spazio che aveva visto nel momento in cui Padova si aspettava la giocata su De Oliveira. Giampietro è stato messo in campo per questo, in questo momento, per dare un po' più di ordine, per gestire la circolazione di palla in superiorità numerica. Di sicuro non scopriamo adesso le doti in penetrazione di Giampietro e l'intelligenza di questo giocatore abbinata alle doti tecniche. Davvero un gran bel gol. A vuoto l'attacco di Padova, allora Teramo torna avanti in attacco con la possibilità di incrementare il proprio vantaggio, ora 3-1 dopo 4 minuti e spiccioli nel corso del primo tempo. Giampietro, pallone per Pieragostino, ancora Giampietro, De Oliveira, Giampietro, il palo colpito da Giampietro con il portiere che era già a terra, ovvero il numero 72 Gianluca Cicilli, recupera il pallone di difesa per un attimo di Oliveira, poi però ancora il pallone in mano al numero 9.
Rossi e c'è la rete di Rossi. Serve a accorciare distanze per Arcobaleno Padova. 3-2 dopo 5 minuti esatti nel corso del primo tempo. De Agostino, palla per Gian Pietro. Fallo su De Oliveira. Pier Agostino trova un varco per servire Riccardo Di Giulio. Grande passaggio, grande assist di Pier Agostino. Sì, ha mirato un errore piuttosto visibile in difesa di Nardini, che si è dimenticato di vegliare il suo angolo. Però sì, c'è stato, insomma, Pier Agostino ha stesso discorso fatto per Giampietro. È un giocatore che, oltre alle doti tecniche, avviene una grande intelligenza, è in grado di leggere sempre la partita. E quello, non dimentichiamoci che prima dell'arrivo di Oliveira è quello che ha tenuto su Teramo per tutto il campionato, quindi anche qui non scopriamo nulla di nuovo. E bene la gara che sta facendo Teramo, un po' sfortunato devo dire, perché in un paio di occasioni, insomma, abbiamo preso un palo, abbiamo subito un gol su rimpallo piuttosto fortunoso, però sta interpretando molto molto bene, in maniera molto concentrata la gara. Speriamo non si spenga la luce come è capitato in altre occasioni. Ora Padova in attacco con il pallone controllato ancora dal numero 9 Leonardo Rossi, poi pallone per Nicoletti, che nel frattempo è tornato in campo dopo esclusione per 2 minuti. Rossi, il tiro, la parata di Collevecchio. A buon gioco Riccardo Di Giulio. Non c'è fallo per gli arbitri, che sono Ciro e Luciano Cardone di Napoli. De Oliveira si alza, gran gol di De Oliveira, inventato. Sì, alla Massotti per Caresi. Sì, un gol totalmente inventato, un gol, una soluzione forzata, anche qui, detto in passate occasioni, non si discute il gesto tecnico, però la scelta è decisamente discutibile, perché è andato a tirare con 3 avversari grossi, per lui se lo può permettere, è dotato di centimetri, ha un gran fisico, un gran tiro, quindi bravo. Vado in attacco con Rossi, Vincoletto, non ha un controllo facile, poi recupera, grande assist di Rossi per Nicoletti, ma poi c'è Alessio Collevecchio che sbarra la porta, diventa un muro per Padova. Fallo ora su Vincoletto da parte di Savini, cartellino giallo per Savini. Terzo cartellino giallo per Teramo. Faranno sempre questo gioco, cercheranno, Padova lo ha fatto per tutto il campionato, lo farà anche oggi, cercherà esclusivamente le soluzioni in penetrazione e cercherà di mettere in difficoltà con la velocità che ha i difensori, portandoli, costringendoli al fallo. Quindi bisogna fare molta attenzione, perché quando parlavo di spegnersi la luce non è soltanto in attacco, ma anche sulle disattenzioni in difesa, che sono una caratteristica anche qui, ahimè, di Teramo, che si è registrata più volte nei vari incontri. Quindi bisogna toccarsi e stare molto molto compatti. Aveva trovato un varco De Oliveira con la parata in qualche modo anche fortunosa da parte di Cecili, che si è ritrovato il pallone sotto il corpo prima che lo stesso marcasse la fatidica linea bianca. Ora cambio con Padova, che mette dentro il capitano Nicola Zennaro e tiro franco per la formazione Euganea. Quando sono andati via 8 minuti e mezzo nel corso del primo tempo. Ultima gara il 23 dicembre, l'ultima gara in casa, di fatto di Teramo aveva vinto contro il Tavarnelle, poi c'è stato il pareggio sabato scorso sul campo delle Cologne, che attualmente occupa il secondo posto, Teramo per larghi tratti anche avanti. Poi il pareggio dei bresciani proprio nel finale, a una 50 secondi dalla fine. Ora fallo su Gian Pietro da parte del numero 4 Bigon. Tiro di rigore per la Lions Teramo con Riccardo Di Giulio, finora a segno in due occasioni. All'incrocio dei pali, con qualche brivido, ma all'incrocio dei pali. Sì, assolutamente, insomma, è un rigorista, quindi certo è andato a cercare proprio l'angoletto impossibile, ci ha fatto un po' tremare, però bene così, bravissimo soprattutto Gian Pietro nel cercare la penetrazione, si è procurato. È bravo a procurarsi un rigore che in questo momento ci servirà tanto.
Ecco, di nuovo in attacco si stanno commettendo gli stessi errori, stiamo concedendo la penetrazione a questi ragazzi del Padova che sono molto molto veloci e tra l'altro stanno venendo tutte quante dallo stesso lato, bisogna fare un po' più attenzione e magari uscire un metro fuori per bloccare questa iniziativa se proprio non si riesce ad arginare sui 7-8 metri, sui 6-7 metri. La rete di Salini per il 7-3 quando sono andati via i primi 10 minuti. Nel corso del primo tempo qui tra Laios Teramo e Arcobaleno Oriaco Padova, 7-3, 4 reti di vantaggio. Nel frattempo è stata un'ennesima parata da parte di Alessio Collevecchio. Il tiro ora, ancora la parata di Alessio Collevecchio, cadendo con il piede di richiamo. Lancia ancora in contropiede Teramo di Oliveira, dentro il pallone per Giampietro. Parata di Cecili, ma c'era anche invasione da parte di Giampietro, azione vana. Si resta sul 7-3 con Padova che prova ad attaccare con Vincoletto, non controlla Rossi ma alle sue spalle c'è comunque Zinnato. Dice 9 minuti per chiudere il primo tempo, Vincoletto, Giacomo Vincoletto, fallo su Giacomo Vincoletto, 2 minuti per Paolo Top. Prima esclusione per 2 minuti da parte di nei confronti di un giocatore di Teramo e Paolo Toppi, già ne ha avuta una invece Padova con Nicoletti proprio nelle primissime battute dell'incontro. Zennaro dentro, forse lo sfondo, ma c'è il calcio, il tiro di rigore. Tiro di rigore con il tecnico Marcello Conti che si avvicina al commissario di campo per le sue rimostranze. Gli arbitri comunque hanno assegnato questo tiro di rigore con Marco Pittarella che è il capocannoniere, ricordiamo, di Padova con 88 reti, che va a mettere dentro seconda rete personale. Sì. 7-4 il punteggio, 12 minuti giocati nel corso del primo tempo. Salini, De Oliveira, Giampietro, pallone per Pieragostino che non riesce a controllarlo. La panchina di Padova si protesta per un possibile passi da parte dell'ex giocatore di Città Sant'Angelo. I fischietti partenopei lasciano proseguire il gioco. De Oliveira prova a toccare un varco, non lo trova, poi gli arbitri lo premiano fischiandogli un'infrazione alla difesa di Padova. Pieragostino, c'è il rischio passivo per l'attacco di Teramo, Pieragostino, De Oliveira. Il tiro di Oliveira, la parata da parte di Cecili che arriva all'angolino basso. Si resta sul 7-4. Vincoletto. Fallo su Vincoletto e 2 minuti anche per Giampietro. L'avevamo detto poco fa, Padova cerca questo. È una squadra che lavora moltissimo sulla circolazione di palla veloce, sull'uno contro uno avendo un'ottima velocità, degli ottimi fondamentali, e come avevamo detto prima costringono spessissimo gli avversari a dei falli piuttosto pesanti. Non bisogna cadere in questo tranello, bisogna cercare di fare una difesa piuttosto pulita, quindi una 5-1 come abbiamo iniziato a fare proprio all'inizio della gara, cercando di interrompere la circolazione veloce di palla e cercando di evitare l'uno contro uno a tutti i costi che avvenga sui 7-8 metri. Se si riesce a fare questo come facevamo prima e evitare queste disattenzioni in difesa, la gara si porta a casa. Se invece si continua a spegnere la luce come è capitato adesso, si va incontro a moltissime difficoltà. Non a caso Padova occupa il posto che occupa in classifica. La rete di Nicoletti per il 7-5, 14 minuti giocati nel corso del primo tempo. De Oliveira, il pallone per Pieragostino. Salini, De Oliveira, Toppi, ancora De Oliveira, fallo su De Oliveira,
c'è il tiro comunque da parte del giocatore brasiliano, la parata da parte di Cecili, proteste per un possibile fallo non ravvisato ai danni di Del Herrera, altro che possibile, era abbastanza evidente. Dall'altra parte il gol da parte di Pittarelli. Sette-sei il punteggio, 15 minuti e 20. C'è il commissario che adesso farà ammonire per proteste il tecnico Marcello Fonte. Lo stavo richiamando già da un po'. Ha detto che però in questa occasione, allora, giudizio personale che lascia il tempo che trova, gli allenatori che fanno, che commentano, che non sono mai gradevoli, ma in questo caso mi sento di essere completamente solidale con Marcello Fonti, perché c'era un fallo enorme, cioè, chiarissimo, tre persone su De Oliveira, ma non si capisce come l'arbitro non abbia chiamato fallo. Non vorremmo affrontare un'altra partita difficile con gli arbitri, come è già successo in passato. Sarebbe il caso di chiamare un time out e di rimettere un attimo di calma. Pallone controllato ancora da Padova, l'ultimo a toccare un giocatore poi con la maglia nera, e dunque il possesso torna per la formazione teramana, che torna anche in parità numerica dopo l'esclusione da parte di Giampietro. Dunque 7 contro 7 per nuova attacco, Teramo dunque conduce 7-6 a 14:40 dalla conclusione del primo tempo. Pieragostino, il pallone per De Oliveira. Coppi. Andrea Di Marcello, Toppi prova a cercare un varco, poi il pallone per Andrea Di Marcello, fallo. E cartellino giallo per il numero 5, Giovanni Nardin, tiro di rigore per Teramo con Riccardo Di Giulio che si incaricherà della battuta. Di Giulio, quarta rete per il Prodigio biancorosso, l'organizzatore del confronto, più due di nuovo Teramo, 8-6, Teramo ha avuto 4 reti di vantaggio su 7-3. Nicoletti, pallone per Vincoletto. Zennaro, fallo su Vincoletto, il pallone controllato da Nicoletti, Zennaro. Dentro ha provato il pallone per Nicoletti. Il gol da parte di Nicoletti. Questa è una di quelle sette tensioni di cui parlavamo prima. Sì, c'è un'atmosfera strana, c'è molta tensione, c'è molta sfortuna, ci sono gli arbitri che ce la stanno mettendo un po' tutta per coltivare la vita. Io penso poi alla fine entrambe le squadre, anche qui c'è stato fischiato francamente uno sfondo che insomma molto discutibile, però secondo me, ripeto, sarebbe il momento di chiamare un time out, perché bisogna riordinare le idee, soprattutto in difesa, perché è quello che succede, ci sono costanti penetrazioni, specialmente da parte di Vincoletto, che proprio per attitudine cerca proprio, va a cercare proprio il fallo degli avversari, cercano sempre di ottenere ammonizioni superiorità numerica, perché in quel modo che loro riescono a fare il loro gioco. Bisogna fare molta attenzione. Pallone controllato ora da Padova con numero 9 Rossi, capitano Zennaro, nuova l'incursione, fallo in attacco da parte di Zennaro. Teramo con 12 minuti da giocare per chiudere il primo tempo, torna in avanti De Oliveira, fallo su De Oliveira da parte di Vincoletto. Pieragostino, Giampietro è tornato in campo, Giampietro, il pallone per Savini, De Oliveira, fallo su De Oliveira, ancora De Oliveira, il tiro respinto, partire in contropiede Padova con il numero 5 Nardini, che per fortuna
torna indietro e fa riposizionare Terra in qualche modo, poi vincoletto dall'altra parte, due minuti per De Oliveira, due minuti per De Oliveira e tiro di rigore palla. Terza esclusione per due minuti, cambio in porta Teramo, dentro Pierluigi Di Marcello, fuori con le vecchie. Pittarella per il tiro di rigore contro Pierluigi Di Marcello. Il tiro parato da Pierluigi Di Marcello. E adesso ve lo dico perché il nostro Marco lo aveva predetto. Allora, c'è un motivo ben preciso per cui l'avevo detto prima, perché abbiamo sempre sottolineato l'estrema professionalità di Pierluigi Di Marcello, che è qui per questo. Professionalità vuol dire studiare i rigori, Pittarella è un rigorista, tra l'altro i rigori li tira bene o male sempre nello stesso modo, ed ero sicuro che l'avrebbe parato perché Pierluigi so che sapeva esattamente dove avrebbe tirato Pittarella. Gian Pietro, il pallone per Pieragostino, Toppi. Teramo conserva una rete di vantaggio 8-7 a 10 minuti e 30 dalla conclusione del primo tempo. Gian Pietro, Toppi, Savini, fallo su Toppi, due minuti per il numero 29 Sarto, Michele Sarto, due minuti per lui, inferiorità numerica per Padova, anche se qualcuno di Teramo dovrà tornare in campo fra una trentina di secondi perché c'era fuori De Oliveira da Silva e non sarà lui a rientrare o meno. Gian Pietro, fallo su Gian Pietro, tiro di rigore conquistato da Cristian Gian Pietro. Tiro di rigore con Riccardo Di Giulia, che non si troverà di fronte Gianluca Cicilli, ma il numero 9 Marco Bresolin, portiere classe 1990. Di Giulio, il gol da parte di Riccardo Di Giulio, cambiano i portieri ma Riccardo Di Giulio non sbaglia, quinta rete personale per Riccardo Di Giulio, in assoluto il miglior realizzatore del confronto. Conclusione fuori da parte del numero 21, anzi 27, Pittarella, Marco Pittarella, dopo l'incursione da parte di Vincoletto, e allora Teramo riconquista un po' di campo e può andare con Toppi, pallone per Savini, sta a vedere Di Giulio che c'era un varco per Riccardo Di Giulio. Torna anche De Oliveira, ora è Teramo in superiorità numerica. De Oliveira, il pallone per Gian Pietro, fallo su Gian Pietro da parte del numero 27 Pittarella. Gian Pietro, il pallone di De Oliveira, si alza! Terza rete personale per Guilherme De Oliveira da Silva. 8:40 per chiudere il primo tempo, di nuovo tre reti di vantaggio Teramo. Al di là della superiorità numerica, questo è il gioco che deve fare Teramo, deve sfruttare appieno l'unico elemento di superiorità che ha netto in questo caso con Padova, che è De Oliveira, che è il tiratore. Loro non hanno un tiratore, quindi noi possiamo permetterci il lusso di giocare la palla, andare in penetrazione, scaricare su De Oliveira, farlo alzare e andare a tiro, perché poi non ci sono, diciamo, loro hanno una difesa ben organizzata, ma in porta, diciamo, ci possiamo permettere di provare risoluzioni da fuori, in porta del palo, lo parlo. Quindi, diciamo, in questo caso dovremmo cercare, continuare a cercare questo tipo di soluzioni per stare più tranquilli, perché abbiamo bisogno di tranquillità in questo momento. 7:50 per chiudere il primo tempo, 10 Lions Teramo, 8 Arcobaleno, Riago Padova. Questa settima di ritorno del campionato di pallamano Serie 1 maschile, girone B, De Agostino dopo l'assist di De Oliveira, spiazzato anche il portiere, il pallone termina fuori. Pittarella, fondo da parte di Pittarella.
anzi da parte di Vincoletto, non di Pittarello. Gianpietro De Oliveira. Gianpietro, Pieragostino, Andrea Di Marcello, Pieragostino prova il cursore, prende il tiro di rigore, iniziativa da parte di Pieragostino. Stavolta va Cristian Gianpietro per il tiro. Parte di Gianpietro, seconda rete personale per Gianpietro, 11-8 a 6-30 dalla conclusione del primo tempo, di nuovo tre reti di vantaggio. Zennaro, pallone per Vincoletto. Rossi, ancora Vincoletto che si è spostato dall'altra parte. Al limite tra uno... Sì, allora Vincoletto è stato, diciamo, in un certo senso capito dalla difesa di Teramo, attaccando, se ci si fa caso, quando l'attacco va in penetrazione si abbassa cercando proprio di entrare, in quel modo costringe l'avversario, il difensore, a fargli fallo sul collo, quindi a prendere due minuti. In questo caso era sfondamento perché, avendo capito questo meccanismo, se ci fate caso succederà ancora, hanno fatto un piccolo passo indietro in difesa facendolo abbassare, in quel modo ha commesso di fatto il fallo di sfondamento. Gli arbitri non l'hanno capito, la nostra difesa sì, purtroppo mi duole dire che gli arbitri non stanno facendo una grandissima partita questa sera. La parata di Alessio Collevecchio, perché comunque Teramo, al di là di tutto, ha due portieri fenomenali. Pierluigi Marcello è entrato un attimo, ha parato un tiro di rigore. Alessio Collevecchio sta parando in maniera divina in questa prima frazione. Due minuti ora per il numero 60, Nicoletti. Seconda esclusione per due minuti per il numero 60 Nicoletti. 5 minuti per chiudere il primo tempo. Teramo più 3, 11-8. De Oliveira. Centro per Gianpietro. La parata da parte di Cecili. Non è la prima volta che Cecili riesce a fare questo tipo di parate. Bravo sì, ma diciamo troppo anche fortunato. Marcatura uomo ancora di Savini su Vincoletto, che riesce a sfuggire. Ora Zennaro. Rischio passivo per Padova, il tiro sul palo esterno, che il fallo però subito dal giocatore di Padova, ovvero Vincoletto, con il tiro di rigore decretato dal duo Cardone, Ciro e Luciano di Napoli. Questa volta va il numero 5, Giovanni Nardin, ma in porta torna sempre Pierluigi Di Marcello. La rete di Nardin. Seconda rete da parte del numero 5, Giovanni Nardin. 11-9 il punteggio, 4 minuti per chiudere il primo tempo. De Oliveira. De Oliveira, da Silva. Quarta rete personale, 12-9 il punteggio. Zennaro. Il fallo.
Giovanni Nardinna prova a incurearsi nella difesa tra De Oliveira e Andrea Di Marcello, fallo su di lui, entra il numero 4 Bigon per Padova. Ricordiamo che Nicoletti, maglia numero 60, ha già due esclusioni per due minuti. E ricordiamo anche che la terza si va fuori per rosso diretto. Il tiro da parte del numero 21, Zennaro, arriva anche su questa. Alessio Colletti. De Oliveira, il pallone per Giampietro. Time out richiesto da Marcello Fonti, allenatore di Teramo. Sì, diciamo che adesso Teramo ha rimesso un po' la partita in carreggiata, quindi ha ripreso un po' le redini dell'incontro e sta facendo, è una partita molto sofferta, ma non è che fosse una novità, cioè si aspettava sin dall'inizio che scontrandosi con Padova si andasse incontro ad una partita molto tesa. Devo dire una cosa, sto registrando un calo, specialmente in attacco da parte di Padova rispetto alle prestazioni precedenti, è un calo che è andato progressivamente registrandosi nelle ultime prestazioni, la circolazione di palla non è più veloce come prima, evidentemente forse diciamo un po' il sogno di Ago si va un po' spegnendo piano piano, ma sono stati gli stessi allenatori di Padova a dirlo, cioè non hanno occupato per molto tempo un posto, non voglio dire in maniera immeritata, però insomma sono stati un po' sopravvalutati anche grazie alle prestazioni degli altri avversari. Teramo sta facendo una buona gara, si è alzata un po' troppo la tensione, però fondamentalmente a parte degli errori in difesa stanno facendo la partita che devono fare, sono concentrati, sono determinati, sanno che devono vincere soprattutto davanti al pubblico di casa. Ultimi 2 minuti e 28, squadre tornate in campo per dopo il time out richiesto da Marcello Fonti. Pieragostino fa girare palla De Oliveira, esce a terra Giampietro, si rialza Pieragostino, Savini la riceve, poi De Oliveira, ancora fallo su De Oliveira da parte del numero 29 Sarto. Pieragostino, il tiro, il gol da parte di Pieragostino, prima rete per il capocannoniere di Teramo, per lui 85esima rete in stagione. Questa è in zona attacco Padova, sotto di 4 ora, 13-9 a 1.30 dalla conclusione del primo tempo. Zennaro, il pallone per Leonardo Rossi. Bigon, poi c'è anche il numero 42 in campo, ovvero Nicola Nardinna. Vincoletto, rischio passivo per Padova. Vincoletto. Vincoletto, passivo la fine della parte di Padova e Marco ci aveva visto giusto perché da qualche minuto Padova in attacco aveva problemi. Sì, da qualche giornata che Padova, loro hanno diciamo sostanzialmente 3 schemi che fanno in maniera molto ripetutamente, e 3 schemi che vedono soprattutto il coinvolgimento di Nicoletti, che tra l'altro adesso non c'è, però l'ho visto anche quando era in campo, molto più lento, molto demotivato. È chiaro che se tu riesci a schierarti in difesa in maniera ordinata con una squadra che non ha tiratori, è ovvio che li metti in crisi, devi evitare che loro vadano in penetrazione e che servano appunto, come in questo caso riescono a fare i servizi di 6 metri. Basta stare calmi, basta stare ordinati, difendere in 5-1 in maniera ordinata e poi che tirino pure da fuori, perché sono sicuramente più in difficoltà di noi. Bisogna evitare di cadere nel tranello delle penetrazioni che cerca Padova costantemente, che sono penetrazioni proprio, come abbiamo detto più di una volta, mirate esclusivamente a ovviamente trovare la soluzione dai 6 metri, dai 7 metri, ma soprattutto a cercare il fallo dell'avversario. Se ci fate caso, c'è una costante ricerca da parte di Vincoletto, da parte di Zennaro e da parte di Rossi di una penetrazione con il corpo basso, quindi cercano proprio il fallo sul collo e fa parte del loro gioco. Ci siamo cascati molto all'inizio, adesso
visto anche un po' l'andamento dell'arbitraggio, si stanno rimettendo un po' le cose più in maniera più ordinata, più lineare. Teramo deve esclusivamente continuare a fare quello che sta facendo in difesa, quindi difendere con quei centimetri di distanza dagli avversari, impedendo però la penetrazione, e cercare la soluzione da fuori di Oliveira in attacco, è sempre una garanzia. Tanto per cambiare, Alessio Collevecchio ha chiuso il suo strepitoso primo tempo con uno straordinario intervento con palla carambolata sul palo, poi è finito il tempo e dunque 13-9 al riposo con la Lions avanti contro Padova. A risentirci per il secondo tempo della gara. Secondo tempo della gara tra SD Lions Teramo e Arcobaleno Riago Padova, 13-9 dopo il primo tempo, con Biancorossi hanno avuto 4 reti di vantaggio oltre che sulla sirena conclusiva della prima frazione, anche al decimo sul 7-3, Padova che era tornata anche sul 9-8, questo un po' excursus della prima frazione. Per quanto riguarda i marcatori, 5 reti per Di Giulio, 2 Giampietro, 1 rete a testa per Savini e Piero Agostino e 4 per Di Oliveira da Silva della formazione teramana. Per Padova 2 reti per Nicoletti, 2 per Giovanni Nardin, 1 per Rossi e 4 per Pittarella. Ricordiamo anche che il numero 60 di Padova, ovvero Alberto Nicoletti, il pivot, ha segnato 2 reti ma anche 2 esclusioni per 2 minuti. Gli arbitri Ciro e Luciano Cardone di Napoli, quasi tutto pronto per l'avvio del secondo tempo, con Padova che per questa seconda frazione attaccherà da destra a sinistra in completo nero, biancorosso la maglia del Teramo e attaccherà da sinistra a destra rispetto ai vostri teleschermi. Primo pallone controllato da Padova, 13-9. Al termine del primo tempo si riparte da qui in questa gara importantissima che per il momento vale il quarto posto, ma poi bisognerà vedere perché alla fine stagione regolare ne mancano 3 di turni, compreso questo. Teramo sabato prossimo sarà il turno di riposo, poi ci sarà in ogni caso una sfida quasi spareggio a Cingoli, l'ultima il 10 febbraio per chiudere la stagione regolare. Rossi, prima della seconda fase, dalla formula molto 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 articolata. Tre ora c'è il gol da parte del numero 5 Giovanni Nardini, terza rete personale. Primo minuto andato via nel corso di questo secondo tempo. Toppi di Oliveira. Dentro il pallone per Toppi, la parata da parte di Cecili, che non è la prima volta che para in questo modo, bravo sì, ma come ribadisco anche dopo il primo tempo, anche magari un po' fortunato, mentre ora c'è il gol di Bincoletto. Rete di Bincoletto, 2-0 di parziale per Padova, che è tornata sì dopo dagli spogliatori rispetto a Teramo, ma è tornata meglio. Sì, sicuramente doveva recuperare motivazione soprattutto nella fase, dalla fase finale del primo tempo, perché l'avevamo sottolineato, li vedevamo demotivati, deconcentrati, e subentrata appunto un po' un ritorno alla realtà rispetto al campionato che hanno fatto. Questo però non vuol dire che dobbiamo concedere a Padova quello che stiamo concedendo, dobbiamo riaccendere la luce perché stiamo registrando ancora una volta delle grossissime disattenzioni in attacco, abbiamo già commesso degli errori, allora bisogna tornare un'altra volta ad alzare un po' la tensione, a riorganizzarsi e a cercare le conclusioni scacciaguai di De Oliveira che ci portano sempre a buoni risultati. Ecco, finalmente è stato chiamato lo sfondamento su questa azione che abbiamo già detto ripetutamente cercata da parte di Bincoletto, e insomma bisogna continuare a fare questa cosa, a cercare appunto la soluzione da fuori di Oliveira, che ha operato bellissima. Lui ha questi numeri e bisogna continuare su questa strada. Quinta rete per De Oliveira, così come Riccardo Di Giulio, migliori marcatori del confronto. 14-11, torna più 3 la Lions Teramo. Hanno segnato via i primi 3 minuti del corso del secondo tempo, soprattutto la prima rete che serve a spezzare un po' il break che stava portando avanti Padova di 2-0. Pallone per il numero 60 Nicoletti, il tiro da parte di Nicoletti, il gol da parte di Alberto Nicoletti, terza rete personale.
Gian Pietro. Ancora a segnare, sesta rete personale, e lui adesso è il miglior realizzatore. 15-12, di nuovo tre reti di vantaggio per Teramo su Padova, con il numero 5 Giovanni Nardini che porta il pallone, Leonardo Rossi, capitano Zennaro. Persa palla da Rossi che non ha controllato. Da parte del contropiede era Agostino, il pallone per Savini, la parata sul tiro di Savini, poi Zennaro anticipa Gian Pietro. Vincoletto, pallone dall'ala per Giovanni Nardin, tira la parata da parte di Giovanni Nardin, anzi il gol da parte di Giovanni Nardin e il tentativo di parata da parte di Collevecchio. Quarta rete personale per Giovanni Nardin. Gian Pietro, pallone per Pier Agostino, Gian Pietro, in campo con la maglia numero 34 Matteo Di Marcello. Di Oliveira, la parata da parte di Cecili, recupera Pier Agostino, ancora Di Oliveira, time out richiesto da Marcello Fonti. E spezza l'azione dopo 5 minuti nel corso del secondo tempo. Sì, allora diciamo che siamo sotto di 2 dall'inizio del secondo tempo. È giusto che ci sia un richiamo all'ordine da parte di Marcello Fonti, perché oggettivamente c'è un calo di tensione notevole da parte di Teramo, che non sta più articolando soprattutto la manovra di attacco in maniera ordinata, si stanno cercando delle soluzioni forzate, bisogna continuare a far girare la palla, cercare di attaccare Padova nella loro parte più debole, anche quando cercare Nicoletti che è gravato già di 2 esclusioni, quindi andare a cercare con lui contro di lui uno contro uno non sarebbe una cattiva idea, visto che già tra l'altro ha segnato anche un gol in attacco. E soprattutto la cosa che è mancata è la lucidità in attacco, anche in seconda fase abbiamo sbagliato 2 soluzioni dai 6 metri, una in seconda fase e l'altra su assist al pivot, o meglio su quadri top. Bisogna cercare insomma di portare a casa questi gol perché sono fondamentali, sono importantissimi poi per l'ottenimento del risultato finale. E oggi servito a Marcello Fonti soprattutto per istruire, parte Matteo Di Marcello che era in campo, ma Davide Barbuti che ha preso il posto di Savini per rifiatare. Sì, ci sono stati dei cambi naturali, ovviamente servono appunto per dare un po' più di rotazione, però non ha bisogno, non può costringersi con 7-8 giocatori. È giusto che siano date queste istruzioni, anche se ripeto fondamentalmente chi c'è, ma il gioco da fare è sempre quello, quindi è ovvio che appunto basta guardare poi questo tipo di questa ricerca di soluzione, però quando cambia di poter tirare 6 metri in partite come queste non si può sbagliare più di tanto, abbiamo commesso troppi errori, vuol dire che non c'è abbastanza cattiveria, non c'è abbastanza concentrazione. Sono sicuro che se fosse avvenuto in un'altra fase della gara quei gol sarebbero dentro, comunque non c'è problema, basta continuare a fare questa cosa e a difendere con un po' più di attenzione e attaccare con un po' più di determinazione. 6 minuti giocati nel corso del secondo tempo, rimasto in zona attacco Padova sul 16-13 per la Lions Teramo. Rischio passivo per Padova, Nicoletti, lotta serrata con De Oliveira da Silva, possesso in zona attacco ancora per Padova, ma c'è sempre rischio passivo. Zennaro, la parata da parte di Alessio Collevecchio, Piccoletto, poi il tiro, il palo, la traversa, con tutto da parte del numero 42, Nicola Nardini. Gian Pietro, De Oliveira, yeah.
Pierragostino, fallaccio ai danni di Riccardo Di Giulio da parte di Giovanni Nardin, gioco travese anche fermo perché gli arbitri hanno fischiato un secondo prima. Si rialza per fortuna Riccardo Di Giulio. Arriva anche il fisioterapista Cialini. Fermato 16-13. Riccardo Di Giulio va in panchina con gli applausi del pubblico, non dovrebbe essere nulla di grave, si è rialzato con le sue gambe, problema sicuramente al ginocchio, ma nulla di particolarmente grave speriamo per Riccardo Di Giulio. Di Oliveira, Gianpietro, tira un attacco comunque, ancora Di Oliveira, 22-30 per chiudere il match. Di Oliveira prova a cercare un marco per la conclusione, la parata da parte di Cecili. Bordin, Zennaro, Zennaro, rischio passivo per l'attacco di Padova, vincoletto ancora Zennaro, recupera il pallone Gianpietro, infrazione fischiata a Cristian Gianpietro, poi Zennaro ancora rischio passivo, vincoletto dall'ala, c'era Nicola Nardin, Zennaro il tiro, la parata da parte di Alessio Collevento. Barbuto, il pallone per De Oliveira, Gianpietro. In campo Leodori, nonostante un fastidioso infortunio al pollice della mano destra, non gli ha permesso di giocare nel torneo, ricordando Giorgio Vinchi, nella gara di Colonia di sabato scorso. Vistosa fasciatura per lui, infortunio al pollice della mano destra, però ora in campo per tutto questo periodo l'assenza di Riccardo Di Giulio, che è in panchina dopo un infortunio, una caduta soprattutto dolorosa. Fallo su Gianpietro, rischio passivo, nelle vicinanze c'era Nicoletti che ha due esclusioni per due minuti. De Oliveira dentro per Andrea Di Marcello, la parata da parte di Cecili, ma c'è il tiro di rigore per la formazione di Marcello Fonte. Gianpietro contro Cecili. La rete da parte di Cristian Gianpietro. La terza rete da parte di Cristian Gianpietro. 17-13, torna a più 4 che il margine con cui il Teramo aveva chiuso di fatto il primo tempo, 13-9, ora 17-13. Recuperano un attimo Leodori, poi il tiro fuori da parte di Giovanni Nardegno, c'è il tiro di rigore per l'irregolarità di Leodori secondo il due arbitrale.
Giovanni Nardin contro Alessio Collevecchio. La rete è di Giovanni Nardin. Quinta rete personale per Giovanni Nardin. Il cannoniere di giornata che non ti aspetti forse in casa Padova, perché Pittarella ferma a 4, Nardin a quota 5. Nardin che in stagione regolare fino a questo momento ha 32 ore di segnato. Sì, poi Pittarella che non, diciamo, non sta giocando molto in questo incontro. Francamente non so il perché, se, per quale motivo di solito sono un titolare inamovibile di Padova. Ci sta però che anche per il... è infatti appena rientrato, infatti ci stavo chiedendo, mancava poco. Ci sta anche che sta attraversando anche un momento di difficoltà psicologica, perché sa di avere di fronte dei portieri piuttosto bravi e lui è un destro che gioca a destra, quindi fa molta più difficoltà, ha bisogno di spazio. Teramo in questo caso gliene sta concedendo in maniera limitata. Vediamo che cosa riuscirà a fare, speriamo poco, però vediamo come riuscirà più che altro ad arginare Teramo. ...17:40 per chiudere il match in attacco Padova, mentre Giampietro ha trovato la rete numero 18 per la Lions sul tiro di rigore, quarta rete personale. Zennaro, il pallone per la conclusione, la rete da parte del numero 14, Andrea Ferronato. Un tempo giocava a calcio, Ferronato. 18:15, comunque prima rete personale per Andrea Ferronato. Al di là della battuta c'è il gesto tecnico è stato notevole, va detta per una cosa, lo stavamo dicendo, notando anche prima. Nell'azione difensiva di Teramo, per essere tranquilli, per essere ordinati, parte dell'azione corretta in difesa è quella di alzare le mani, una cosa che Teramo fa pochissimo, in pochissime occasioni. Quando si è schierato in 6-0 oppure anche in 5-1 e hai il terzino che prova a tirare da fuori, con i centimetri che abbiamo noi le mani vanno alzate, quel gol non l'avremmo preso. Pallone di Oliveira per Andrea Di Marcello, arriva la prima rete in gara per il capitano con la maglia numero 5. 19:15 il punteggio, 16:30 da giocare per chiudere il confronto. Il nuovo 4 reti di vantaggio per la squadra di Marcello Fonti su quella patatina. Zennaro, Ferronato, dentro il pallone per la rete da parte del numero 60, Nicoletti. ...14 minuti giocati nel corso del secondo tempo. Però la bandiera Andrea Schedomaggi. Barbuti. Giampietro. Questa palla in attacco da Teramo. Giovanni Nardin, ora apertura per il numero 4. Samuele Bigon. Possesso ancora in attacco per la formazione Euganea. Ferronato. Tiro di Ferronato, base del palo. Palla che va fuori. Buon per Teramo che a metà del secondo tempo conserva 3 reti di vantaggio, 19-16. Pieragostini. Giampietro. De Oliveira, gol da parte di Oliveira. Ottava rete personale per De Oliveira, di nuovo 4 reti di vantaggio. È anche arrivato il momento di dare forse il cambio a De Oliveira, perché è vero che ci sta portando su, abbiamo sempre detto che lui è lo scalciaguai, però è visibilmente affaticato, quindi è molto importante acquisire un buon margine di reti di vantaggio per potergli dare un attimo di cambio, e sarebbe proprio il momento. Per quanto riguarda poi l'azione difensiva di Teramo, è fondamentale impedire che Vincoletto e Zennaro arrivino a fare dei rifornimenti per Nicoletti, perché stiamo un po' patendo l'azione del pivot.
bisogna, ripeto, tornare ad organizzarsi un po' e passare, secondo me, anche una 5-1 più organizzata, più decisa, che spezzi l'azione e che eviti i rifornimenti al pivot. Certo che però in questo caso ci servirebbe sempre De Oliveira centro dietro, che garantisce di poter arginare un pivot di peso come Nicoletti, che comunque in questo momento non è in campo. 26 il punteggio, 13-40 a giocare, l'ennesima prodezza da parte di Alessio Collevecchio tra i pali sul tiro di Pittarella. Di Giulio è ritornato in campo, dunque tutto a posto lui, e a rete da parte di Andrea Leodori. Prima rete per Andrea Leodori su assist magnifico da parte di Riccardo Di Giulio. 21-16 più 5 per la formazione Teramano. Vincoletto, il pallone per Zennaro. Prima. Vincoletto, fallo sul Vincoletto, gioco fermo. Anzi, il gioco non è fermo perché il cronometro prosegue, ma bisogna riprendere con lo stesso per la formazione Patarina. Due minuti per Matteo Di Marcello. Stiamo di nuovo cadendo nel, diciamo, tra virgolette, lo chiamiamo tranello, quello di Vincoletto, che sul secondo passo, se ci fate caso, per cercare penetrazione, per cercare centimetri, si abbassa e quindi costringe, l'abbiamo detto più di una volta, al fallo da due minuti gli avversari. Bisogna riuscire o ad anticipare il secondo passo di Vincoletto, quindi prima che si abbassi, addirittura a fare un centimetro indietro, perché quando è basso a terra non può fare più niente, a quel punto o è sfondamento o addirittura arriva in una zona morta dove non può più cercare il tiro. È ovvio che bisogna fare una chiusura comunque in coppia, in maniera molto 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 più decisa e serrata. Fare l'attacco fischiato a Padova. Si resta sul più 5 a 12 dalla conclusione della partita. D'Agostino, pallone per Barbuti, Leodori, De Oliveira, D'Agostino. Dall'ala Barbuti, il sigillo anche di Davide Barbuti. Prima rete personale, più 6, 22-16. Ferronato, il tiro e il gol da parte di Ferronato. Stiamo apprezzando le caratteristiche di questo Ferronato, che però fino a per tutto il suo tempo e gran parte del suo tempo è stato un panchino. Sì, io tra l'altro l'ho visto anche poco in campionato, ma potrebbe essere un mio lapsus, una mia mancanza. Francamente, da quello che ho visto, è un giocatore che ha delle doti tecniche per quanto riguarda il tiro apprezzabilissime, e ha dato le ultime segnature a Padova, quindi diciamo, insomma, è sicuramente un buon protagonista di questa partita. Dando un'occhiata ai marcatori di Padova in questa stagione, mi viene da dire che o Ferronato è rientrato da un infortunio o è stato acquistato da poco, perché non ha segnato alcun gol fino ad oggi. Persa palla da Padova, Di Giulio ora, De Oliveira, Pierluigi Di Marcello in campo ora, Di Giulio, il pallone per Leodori. Di Oliveira, dentro per Matteo Di Marcello, la rete di Matteo Di Marcello, su assist ancora Di Oliveira da sì. 23-17 ora, ultimi 10 minuti di questa gara, serie di vantaggio. Ricordiamo che
gara d'andata è finita 19-18 per Padova. Ora c'è un gol da parte di Ferronato. Per tutti gli amici espassionati Super J, prometto che a fine partita chiederemo lumi su Andrea Ferronato. Anche Pierluigi Di Marcello è rimasto sconcertato perché è stato un tiro sorprendente. È bravissimo perché sta tirando molto sul secondo passo, quindi anticipa la difesa, anticipa i movimenti del portiere. Ci informeremo su di lui perché io temo che sia, ci sia qualche nostra mancanza. Devo essere onesto, io non ho seguito il mercato di Padova né all'inizio né alla fine, quindi non so francamente se sia sull'ultimo arrivo, però giocatore sicuramente da tenere in considerazione. L'avrei utilizzato un po' di più durante questa partita, evidentemente Padova avrà i suoi motivi. Buon Bertero, visto che poco tempo ha segnato tre reti. Ora perde palla in attacco Padova, 23-18, si resta su con le 5 reti di vantaggio per Teramo, che ha avuto 6 anche in questo secondo tempo, sul 23-17, sul 22-16. Gioco fermo al Palabinchi, 8-33 per chiudere il secondo tempo. Riprende a giocare, è stato un cambio Sarto per Giovanni Ardin nel Padova. Di Giulio dall'ala, la palla non entra, c'è stata anche una sorta di infrazione fischiata agli avanti biancorossi. Riprende il possesso Padova. Padova degli allenatori Giampaolo Leandri e Giuseppe Lucarini. Bigon. Pallone per Ferronato che si alza. Stavolta il tiro finisce lontano dai pali della porta difesa da Pierluigi Di Marcello. Pieragostino. Fallo su De Oliveira. Tiro franco per la formazione della Mana. Pieragostino ha ricevuto da Matteo Di Marcello. Terra il pallone di Oliveira con la... pallone perso. Dall'altra parte c'è fallo su Vincoletto. 6:40, scorrono i secondi, inesorabile per Padova. Pallone per il numero 4, la rete da parte di Bigon, prima rete anche per Bigon. Ultimi 360 secondi del match. De Oliveira, pallone per Pieragostino. De Oliveira, l'angolino dove Cecili non può arrivare, non a rete personale del De Oliveira, 24-19 il punteggio. Ardin, pallone per Vincoletto, sa vedere Ferronato. Ferronato dentro il pallone per Bigon. Mardin, frazione fischiata al numero 33 di Padova, ovvero Davide Lazzarin. Vieni qua, vieni qua.
fuori Matteo Di Marcello, torna in campo Andrea Di Marcello. Semplicemente cugini, non sono fratelli. Andrea, Pierluigi Di Marcello invece sono fratelli. Pieragostino, pallone per Di Giulio. Pieragostino dentro per De Oliveira, rischio passivo per terra, ma De Oliveira, pallone per Pieragostino, tiro di Pieragostino, traversa De Oliveira, arriva prima di tutti Pieragostino, la parata da parte di Cecili. Bonedori recupera il pallone, viene fischiato una irregolarità, lo stesso Nedori. Ci vanno comunque gli applausi per questo tentativo di recupero al limite della pulizia, se possiamo dire così, perché poi è stata fischiata l'irregolarità, mentre ora c'è il tiro di rigore per Padova e se ne incaricherà il numero 5 Giovanni Nardin. La barata da parte di Giovanni Nardin. Di Giulio, 3:20 per chiudere il match, 24:20 il punteggio. Di Giulio dentro per Andrea Di Marcello, traversa ancora, più palo che incrocio quello di Andrea Di Marcello, 24:20 il punteggio. Giovanni Nardin, il pallone per Rossi. Padova ci crede perché sono 3 minuti da giocare ancora, 4 reti di svantaggio. Lazzarin entra in area dall'ala, la parata da parte di Pierluigi Di Marcello, alimenta il contropiede di Oliveira. Gian Pietro, palla per Barbuti, aspetta l'arrivo dei compagni, scorrono i secondi, 2:40 e time out di Marcello Fonte. Sì, tocca gestire bene i minuti finali, insomma la partita diciamo, è in gestione, però abbiamo visto degli errori, quelli che avevamo detto prima, no? Da 2-6 metri, semplicemente per leggerezza, quello di Pietragostino, insomma è stato proprio un errore dettato dalla mancanza di convinzione, insomma quando si è a questo punto della partita, la partita va ammazzata, se sei in seconda fase, se sei riuscito a recuperare un pallone di 2 metri, devi buttarlo dentro, non addosso al portiere, anche se hai colpito i pali, però non c'entra niente, lì la palla deve andare dentro. Motivo per cui penso Marcello Fonti in questo momento abbia richiamato i suoi ragazzi all'ordine, facendogli un po' sentire la voce, perché è giusto che si preservi tutto quello che si è costruito in questa gara. Chiaramente Padova adesso è obbligato a crederci per quello che potrà fare, però ripeto, basta semplicemente un po' di attenzione, un po' di concentrazione, un po' di testa, un po' di ordine, senza cercare soluzioni assolutamente complicate in attacco, mantenendo Padova fuori come si è fatto fino adesso per quanto riguarda la fase difensiva. Perché in ballo c'è comunque l'ottica del doppio confronto, c'è solo una rete da ribaltare rispetto al match d'andata, 19-18, ricordiamolo, il 4 novembre scorso. La rete di De Oliveira, stavolta Cecili non può nulla. Doppia cifra per De Oliveira, 10 reti per lui, 25-20. Vede il traguardo la squadra biancorossa. 2 minuti per Gian Pietro. No, 2 minuti per De Oliveira. Seconda esclusione per De Oliveira, 2 minuti per De Oliveira. Che tornerà quando mancheranno 14 secondi, si può considerare quasi chiusa la gara di De Oliveira. 10 reti segnate, perde palla Padova, ora non controlla, intervento di piede da parte di Pierluigi Marcello a mettere il pallone fuori, ancora un recupero da parte di Teramo, sta sbagliando un po' troppo, però diciamo, la gara è quasi segnata e c'è il gol da parte di Gian Pietro, quinta rete personale per Gian Pietro, gara che può considerarsi infatti in effetti chiusa sul 26-20 a 1 minuto e 20 dalla conclusione del confronto.
ecco, possiamo considerarla chiusa adesso, 26-20, poco più di un minuto alla fine. Sono altri eventi più probabili in questo momento, onestamente, perché insomma, voglio dire, al di là di tutto non dobbiamo dimenticarci che comunque Padova, abbiamo registrato questa pressione nella fase del campionato, una squadra che ha preso 11 gol da carpe, insomma, quindi evidentemente delle piccole, dei limiti ce li ha, poi soprattutto nella fase finale di gara, dove come sempre torna protagonista colui che li chiama all'ordine più di tutti, che è Pierluigi Di Marcello, che dall'alto proprio rimette tutto in ordine, giocatore spettacolare, spettacolare dal punto di vista mentale, caratteriale, un monumento. La parata di Pierluigi Marcello, doppia, prima sul tiro di rigore e poi sulla successiva respinta da parte di Giovanni Ardini, 25 secondi, Marco, servivano due punti. Teramo è riuscita anche a ribaltare l'ottica del doppio confronto, adesso quantomeno per la corsa al quarto posto è strafavorita. Bisognerà vedere gli altri risultati, però fino all'ultimo, considerato che Teramo sabato riposa, poi c'è la trasferta di singoli, la corsa al secondo posto sembra aperta. Sembra aperta, ma passa attraverso purtroppo la situazione più sgradevole, più spiacevole, che è quella dei risultati delle altre squadre, in particolare Colonia, che dovrebbe inanellare dei risultati negativi. Non sappiamo poi come sia terminato l'incontro adesso a Cingoli, però detto questo, insomma, è chiaro che non si può puntare al secondo posto in maniera così diretta. Io penso che, se non vado errato, ma se Cologne oggi ha vinto a Cingoli, penso che matematicamente Teramo non possa più raggiungere il secondo posto, se non vado errato. E detto questo, dispiace perché abbiamo vissuto tutte le fasi di questo girone, di questo campionato, e stiamo notando come pesano quei due punti in casa persi con Romagna, che avrebbero fatto la differenza non tanto per la classifica, ma quanto perché Teramo avrebbe potuto dipendere dai propri risultati e non da quelli degli altri. Fondamentale. Detto questo, per la gara di oggi è dimostrata per l'ennesima volta la cosa che abbiamo sempre sottolineato, cioè che in questo girone c'è grande equilibrio, che se Teramo ha perso degli incontri non l'ha persi con forse esclusione di Bologna, con degli avversari più forti, non c'è nessun avversario che meritasse in maniera così aperta e schietta il secondo posto, era l'obiettivo del Teramo. Tra l'altro, registrando oggi, appunto, lo sappiamo adesso, la vittoria di Cingoli di +7 contro il Cologne, ci rendiamo conto come veramente bisognasse puntare in maniera molto molto decisa e convinta a questo secondo posto, che era la portata di Teramo. Passo dopo passo, ancora non ho detto niente, Cologne ha perso, Teramo ha vinto, vediamo cosa succederà nella prossima giornata, quando Teramo riposerà e dovrà necessariamente preparare una trasferta tremenda, che è quella di Cingoli, non tanto per il passo tecnico, perché l'abbiamo visto in casa, Teramo è superiore, ma è un campo difficile, un campo piccolo, un campo stretto, un pubblico che determina veramente l'andamento dell'incontro. Però dobbiamo crederci, dobbiamo assolutamente non avere più quei cali di tensione, di convinzione, anche oggi sono visti. Per il resto, una gara condotta molto molto bene, e ripeto, c'è un po' di rammarico perché mi viene da pensare che Teramo aveva proprio il secondo posto a portare di mano in alto, però bene è così lo stesso, grandi ragazzi. Grazie a Marco De Federicis per il solito apporto in questa telecronaca. Io ribadisco il finale, la Teramo batte Arcobaleno, Reagupato 26-20, sale a quota 17 in classifica, Cingoli di fatto che ha vinto a 18 raggiunge Colonia al secondo posto che resta ad un punto di distanza, 5 reti per Di Giulio, 5 reti per Giampietro, 10 per Di Oliveira da Silva, il migliore realizzatore di Teramo, che è andato a segno anche con Leodori, Barbuti, Andrea Di Marcello, Savini, Pieragostino, Matteo Di Marcello, tutti a segno una sola volta. Per Padova, 4 reti di Nicoletti, Pittarella, 1 per Rossi, 1 per Bigon, 3 per Ronato, 6 Nardin Giovanni e 1 Piccoletto. È finita 26-20, tutto per questa telecronaca, a sentirci per i prossimi appuntamenti della Radio Teramo sugli schermi Super J. Un cordiale saluto e una buona serata da Matteo Falzon per la telecronaca e Fabio Fedeli, che ha curato le riprese.